Buonasera, certo il giorno è quello che è, però le immagini che chi le ha viste se ne è reso conto dei funerali giù a Genova ti danno un po' di fiducia rispetto al futuro. Sono state struggenti, c'erano state anche le polemiche, c'erano state le famiglie di alcune vittime che non hanno voluto i funerali di Stato, però l'immagine che tu avevi oggi era di una Genova unita e di un paese unito. Rimane il dramma a cui nessuno può dare una risposta e soprattutto la domanda come è potuto accadere. Io ti chiedo, ho visto la vostra risposta come governo. È chiaro che i responsabili debbono pagare. Ci sono state una posizione abbastanza dura, quelle di tagliamo subito la concessione. Tu sei sembrato un po' prudente, poi invece sei tornato ad avere una posizione dura. Oggi ho visto le interviste sia di Toninelli sia di Centinaio. Qual è la posizione del governo su questi temi? Innanzitutto grazie, vi porto l'abbraccio di Genova, delle mamme, dei papà, dei bimbi. E sono cose che un conto è vederle in televisione, un conto è viverle e mi porto dietro, e poi ci siamo scambiati i numeri di telefono. Quella signora che ha perso il marito a 58 anni, che lavorava per l'azienda dei rifiuti ed era quasi arrivato alla pensione, quasi, perché aveva 40 anni di contributi, quindi è arrivato lì e lascia due bimbi adottivi, peraltro. E io penso che non ci possa essere un'altra Viareggio e chi ha sbagliato deve finire in galera. Non ci sono. Non chiediamo vendetta a quelle mamme, quei figli, quelle vedove, quegli orfani, non chiedono vendetta, ma chiedevano in maniera assolutamente composta giustizia. Giustizia, verità. Oggi ho visto che Società Autostrade ha chiesto scusa. Meglio tardi che mai. Ha detto che può ricostruire il ponte e aiutare i morti, i feriti e gli sfollati. Se qualcuno pensa che con questo possano risarcire o possano evitare di pagare le loro colpe, hanno sbagliato a capire. Perché è solo il minimo sindacale. È solo il minimo sindacale. Poi mi pagano per guardare avanti, non per guardare indietro. Però ieri quando sono andato a incontrare presidente e vicepresidente dei familiari di Viareggio, e un papà che ha perso la moglie e due figli e una mamma che ha perso una ragazza di 21 anni, e questo è il nono anno di processo, nono anno di processo con alcuni reati che andranno in prescrizione, mi dico se è un paese civile e quindi sul fronte giustizia occorre dimezzare i tempi dei processi, perché un processo non può durare 9 anni, perché ovviamente Augusto c'è una sproporzione, perché Rete Ferroviaria Italiana piuttosto che Autostrade Italiane abbiamo già visto, prende un esercito di 150 avvocati e rinvio e cavillo e la proroga e qui e là e su e giù e non finisce mai. Io penso che i privati che lavorano bene vadano premiati. Chi sbaglia paga e se crollano 400 metri di viadotto non puoi dire che è colpa della pioggia o è colpa della sfortuna, perché evidentemente qualcuno non ha fatto quello che doveva. Quindi su questo il governo è compatto, poi si può decidere, deve essere il pubblico a gestire le strade. Io so che ci sono 30.000 ponti, viadotti, infrastrutture da controllare, lo stiamo facendo. Ho parlato col ministro della pubblica istruzione oggi in Consiglio dei Ministri e stanno aprendo i cassetti e ha trovato circa 7 miliardi di euro per fare manutenzione nelle scuole per evitare che cadano calcinacci sulla testa dei nostri ragazzi quando riaprono le scuole a settembre. Qualcuno ha detto facciamo le scuole belle e sicure, ma non vuol dire dare un'imbiancata alle pareti, vuol dire fare qualcosa di un pochino più incisivo ed efficace. E quindi cominciamo. Poi Di Mio, ministro degli interni, siccome tutti fanno anche oggi un sacrosanto omaggio ai vigili del fuoco,
E quando c'è il terremoto, viva i pompieri. E quando c'è l'alluvione, viva i pompieri. E quando crolla il ponte, viva i pompieri. E quando c'è Rigopiano, viva i pompieri. Poi però fra una settimana della pacca sulla spalla i pompieri si fanno poco. Anche lì abbiamo già trovato, ve lo posso dire, i soldi per assumere 1500 nuovi vigili del fuoco nei prossimi mesi e per migliorare i loro stipendi e i loro mezzi a disposizione. Per passare dalle parole ai fatti, questo posso fare da ministro dell'Interno. Poi ripeto, a quei due bimbi adottivi di 12 e 19 anni che mi diceva la mamma, mi hanno detto: ma come? Già abbiamo perso la famiglia, anzi non l'abbiamo perso. Poi da padre, la mamma che dice: ma come? Già ci hanno abbandonato una volta? E adesso ci ha riabbandonato un altro papà. Vabbè, guardiamo avanti, io penso che l'Italia sia più forte di tutti e di tutti, però io voglio che qualcuno paghi, io voglio che qualcuno finisca in galera, a contare i giorni che passano, per rispetto di chi non c'è più. Faccio l'avvocato del diavolo. Si è parlato molto, ecco, di questa togliere la concessione ad Autostrade. Io penso che chiaramente quella società tanti guadagni e poi dal punto di vista della sicurezza è quello che debba pagare. Però non vorrei che poi esce fuori il paradosso, tenendo conto delle regole, che si fa un'operazione di questo tipo e poi bisogna dargli 20 miliardi di risarcimento. Ecco perché, cioè, o altrimenti, se togliamo ad Autostrade, ti pongo una serie di interrogativi rispetto proprio all'azione, se togliamo ad Autostrade la visione, diciamo, delle autostrade italiane, chi la prende? L'ANAS? La prende lo Stato? È in grado di farlo? Altra cosa, si parla di un possibile commissario speciale, potrebbe essere un'idea, perché sotto certi aspetti una cosa del genere velocizza la nostra burocrazia, si fa anche il nome di Toti, quella potrebbe essere un'idea. E altra cosa, ho visto oggi sui giornali che molti dividono da una parte la possibilità di toglierli a concessione per l'autostrada 10, che sembra più semplice dal punto di vista giuridico, o altrimenti, come dice il Premier, invece di togliergli tutto. Su questi argomenti tu hai una posizione chiara o te la stai facendo? No, non puoi fare le cose a metà, all'italiana. O le fai fino in fondo o non le fai. Autostrade per l'Italia gestisce 3.000 km di autostrade in Italia, di cui 150 in Liguria. E l'anno scorso si è portata nel portafoglio 3 miliardi e mezzo di euro di pedaggi autostradali. In altri paesi europei stiamo studiando il modello, le autostrade sono gratuite, piuttosto che in Svizzera tu paghi il bollino e per tutto l'anno viaggi, non è possibile pagare per morire su un viadotto, quindi fosse per me io la concessione la tolgo, anche perché è un investimento, io non so chi abbia firmato, cioè lo so chi ha firmato quelle concessioni e non so con quale criterio, perché sono totalmente a vantaggio dei privati e limitatamente a vantaggio degli italiani, con la follia che la parte economica del contratto è segreto di Stato. Io non voglio che mio figlio cresca in un paese dove un business da miliardi di euro sia un segreto di Stato, perché 60 milioni di italiani devono poter capire perché pagano un pedaggio grazie al quale tu mi prometti che mi fai un'infrastruttura che poi non mi fai, però io governo, ti do lo stesso la possibilità di aumentare il pedaggio e poi non ti do i conti perché è segreto di Stato. Gli avvocati fanno il loro mestiere, stanno lavorando, si aprirà un contenzioso, per carità di Dio, però a me interessa A, che gli italiani paghino il giusto, non siamo qua a promettere pani e pesci per tutti, che paghino il giusto, che però non ci siano più concessioni totalmente squilibrate, che in alcuni casi, guarda caso, venivano rinnovate fra Natale e Capodanno. Di solito le cose di un certo tipo accadono o a Natale o a Ferragosto. Guarderemo tutte le altre concessioni a tutte le altre società. Attenzione, io sono a favore dell'intervento dei privati. Non penso allo Stato onnipotente, onnipresente che gestisce tutto, penso alla sanità, al modello della sanità dove vivo io,
dove c'è il pubblico che fa il pubblico, il privato che fa il privato, però il pubblico deve controllare il privato. Perché se dai dei soldi al privato e poi gli dici controllati da solo, il privato dice va tutto bene e poi cadono i viadotti. Quindi ci vuole il pubblico che controlla il privato a cui dà dei soldi. Io sono a favore del mix pubblico-privato, non sono né statalista né anzi. La concorrenza fa bene, però una concorrenza trasparente, non una concorrenza dove il privato magari incentiva il pubblico a chiudere un occhio, a chiudere entrambi gli occhi. E quindi io sono convinto che bisogna... Nella scuola, ad esempio, sono assolutamente favorevole al fatto che ci sia libertà di scelta e libertà di educazione, mamme e papà possano scegliere in che tipo di scuola mandare i loro bambini. Secondo me è fondamentale. Però, ripeto, il pubblico deve fare il pubblico, deve controllare, deve verificare. E se in passato non è stato fatto, non guardo, non vivo di passato. E quindi... Io penso che questo paese abbia dimostrato a Genova che non abbiamo eguali nei pregi e nei difetti. Non abbiamo eguali e io nel mio piccolo cercherò di dar tutta l'energia possibile a un governo che riporti gli italiani a essere orgogliosi del paese in cui vivono, perché non abbiamo niente da invidiare ai francesi, ai tedeschi, ai lussemburghesi, agli inglesi, ai portoghesi o a chiunque altro. Certo, dobbiamo fare dei passi in avanti, perché lo dico da, che ore sono? Le 6:30, da ipertifoso di calcio, che il campionato non abbia avuto la decenza di fermarsi almeno nel giorno del lutto nazionale, è una roba che grida vendetta al mondo, che ci sia Cristiano Ronaldo che sta sgambettando in mezzo al campo, non è... Diciamo che i diritti televisivi potevano aspettare 24 ore a fare business, però su qualcosa possiamo migliorare. Genova per alcuni versi è un po' l'emblema anche di un paese che si è fermato. Sai benissimo la vicenda della Gronda, che forse avrebbe di fatto evitato che su quel ponte si riversasse una marea di macchine. E quello che ti chiedo è, voi siete, quello che vi chiedo, un attimo, allora, quello che ti chiedo è, di fronte a questa situazione, a questi ritardi che ci sono, voi vi trovate a governare con un partito che da questo punto di vista è un po' più prudente, lo dico così, è un eufemismo, sulle infrastrutture, pensi che sia necessario, tenendo conto che la vicenda genovese riporta questa questione all'ordine del giorno, una maggiore decisione da parte del governo? E voi che farete per arrivare a una posizione di questo tipo? Sì, io penso che l'Italia debba andare avanti e non debba tornare indietro. Siamo stati fermi anche per troppo tempo e quindi non mi piace la decrescita felice. Non esiste decrescita felice, la decrescita è infelice di solito. Però nel contratto abbiamo messo il rapporto e la valutazione costi-benefici. Io sono convinto che alcune opere siano assolutamente importanti e debbano andare avanti. Penso al terzo valico, a proposito di Liguria, che ci collega con il resto del mondo. Penso alla TAP in Puglia, che farà costare il 10% in meno l'energia alle imprese e alle famiglie, perché se non riparte il Sud non riparte niente in questo paese. Quindi... occorre aiutare le imprese a competere col resto del mondo. Servono la Pedemontana Lombarda e Veneta. Poi c'è il grande dibattito sulla TAV, qua ci sono i professori pro e i professori contro, gli ingegneri pro e gli ingegneri contro, gli economisti pro e gli economisti contro. Su questo stanno valutando i tecnici. Io penso che però l'Italia da questa tragedia possa trarre una lezione. Lavoreremo, se possibile già nella prossima manovra economica finanziaria, per un grande piano di intervento di opere pubbliche che metta in sicurezza il paese da nord a sud, controllando scuole, strade, ospedali, ponti, i fiumi, gli argini, anche superando quelle logiche burocratiche che ci hanno bloccato per anni, che era più complicato sistemare la grondaia di casa tua, aprire la finestrella al terzo piano, che
che non fare un'autostrada per le politiche dei no e non pulire il torrente, non toccare la montagna, non toccare l'alberello e poi la montagna ti chiede in testa. Che succede? La persona si è sentita male. Infermiere, medico, volontario, come stiamo? Quanti medici sono presenti qua in Pineta? Già arrivato? Sì. Bene. Aperto, sì. Siamo ok. Ci fermiamo un attimo, che tanto almeno diamo loro la possibilità di intervenire. Da molti osservatori, nel vedere l'azione del governo, hanno l'impressione che si muova su una sorta di equilibrio basato sulle competenze. Cioè, da una parte c'è il ministro dell'interno che sta facendo il suo lavoro, le notizie ci sono tutti i giorni sull'immigrazione. Dall'altra parte invece abbiamo la parte più economica, parlo dei ministeri del welfare, o altrimenti dello sviluppo, o altrimenti delle infrastrutture, che viene invece gestita dai 5 Stelle. Non c'è rischio che questo equilibrio qui, alla fine, lavori a sfavore della Lega? Ma io ricordo che venni qua l'anno scorso, che era un'epoca completamente diversa, a raccontare quello che mi sarebbe piaciuto fare al governo, e siccome io non sopporto quelli che dicono una cosa quando sono all'opposizione e poi ne fanno una cosa diversa quando sono al governo, lo ribadisco come lo dissi l'anno scorso. Obiettivi economici miei, della Lega e di questo governo sono, nell'ordine, a smontare pezzo per pezzo la legge Fornero, che è una delle leggi più dannose che siano state approvate dal Parlamento italiano dal dopoguerra ad oggi. Lo faremo, per carità, non in 15 giorni, senza bacchette magiche, partendo a quota 100, arrivando all'obiettivo di quota 41. Ridurre le tasse, partendo dai piccoli dimenticati, dalle partite IVA, dagli artigiani, dai commercianti, i piccoli imprenditori. Parlavo con qualche negoziante di Forte dei Marmi che mi raccontava anche l'assurdità della normativa sul lavoro e fiscale, per cui ti senti dire da qualcuno a cui proponi un posto di lavoro addirittura a tempo indeterminato, che con questa normativa io preferisco rinunciare a quel posto, prendere qualche mese di disoccupazione, poi fare lo stagionale ancora per qualche mese perché almeno me ne sto a casa. E quindi vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Perché conosco personalmente una persona milanese che in questo momento è alle Canarie con la Naspi, con la disoccupazione. E quindi evidentemente occorre riequilibrare. Ovviamente partendo dall'aiuto, e questa è una cosa concettualmente completamente diversa rispetto alla sinistra, almeno a una parte di sinistra, c'è una parte culturale, non politica, culturale di sinistra per cui se lavori del tuo sostanzialmente mi freghi. E quindi se sei un artigiano, un commerciante, una partita IVA, un libero professionista, se c'hai il negozio, se c'hai la bella macchina e se magari c'hai anche l'ombrellone a Marina in Pietrasanta, vuol dire che mi freghi. E ti mando un controllo, due controlli, tre controlli, ti faccio vendere la macchina e faccio vendere la barca, risultato, quelli che possono vanno all'estero a pagare le tasse perché in Italia non ne possono più. Io vorrei riattrarre questa gente in Italia, abbassando le tasse. Bruxelles dice non si può, la Corte dei Conti dice non si può, e Tizio, e Pippo, e Pluto, e Peperino, e noi lo faremo. Se Bruxelles ce lo fa fare, siamo contenti e ringraziamo Bruxelles. Se Bruxelles dice che non si può fare, lo facciamo lo stesso con tanti saluti a Bruxelles. Molto semplicemente. E su questo, poi per carità, Lega e 5 Stelle sono due movimenti diversi, con due storie diverse, con due culture politiche diverse e con due estrazioni diverse. Devo dire, per onestà, a me piace dire pane al pane e vino al vino, comunque in questi 2 mesi e mezzo di lavoro ogni tanto mi sono chiesto: ma avrai fatto bene, Matteo, a cominciare questa avventura di governo? Perché avremmo potuto far saltare tutto, far perdere altri 4-5 mesi, tornare a nuove elezioni, la Lega prendeva tanti voti, io eleggevo più deputati, eleggevo più senatori, però durante questi 4-5 mesi c'era l'ennesimo governo tecnico. E io sono contento di aver fatto partire questo governo e sono contento di come stiamo lavorando con i 5 Stelle. A parte,
Adesso non parliamo di una sciagura come un governo tecnico, però una cosa che ti chiedo rispetto al discorso che hai fatto, decreto dignità, sì. C'è una parte consistente dell'elettorato leghista del nord, chiamiamoli piccoli, medi imprenditori, che invece è sentita quasi tradita. Non c'è rischio che in questo rapporto, in questa alleanza, in questo connubio, la Lega perda pezzi di identità? No, anche perché le critiche costruttive io le adoro, le ascolto e cerco di trasformarle in pratica. Il decreto di dignità è partito in una certa maniera ed è arrivato alla fine in un'altra maniera. Non c'erano i voucher che sono stati reintrodotti perché in alcuni settori, penso all'agricoltura, penso al turismo, l'alternativa è il lavoro nero. E se la CGIL ha detto che questo non va bene, vuol dire che va bene. Perché se la CGIL vuol dire, se la CGIL critica questo provvedimento, vuol dire che il provvedimento è giusto. Io mi baso, quando non sono convinto di una cosa, ascolto cosa dicono la Camusso, Santoro e Gad Lerner e faccio il contrario. Certo, ripeto, stiamo discutendo su un altro provvedimento che ci eravamo impegnati a portare avanti, che secondo me è assolutamente utile, non do giudizi morali. Da ministro io devo fare quello che serve agli italiani e penso alla pace fiscale fra tanti italiani ed Equitalia, perché è pieno di italiani che sono ostaggi di Equitalia, non gli evasori che non hanno mai fatto la dichiarazione dei redditi e si sono fatti la quarta villa al forte. Ma penso a quelli che non ce l'hanno fatta e avevano una cartella di 15.000 euro, more, contro sanzioni, non hanno il conto corrente. Non possono lavorare, non possono assumere, non possono pagare le tasse. Secondo me è più normale per uno Stato amico e non nemico convocare queste persone. Mi devi 40.000 euro, bene, mi dai il 15% di quello che mi devi, torni a lavorare, torni a respirare, torni a pagare le tasse. Io porto a casa una marea di soldi e tu torni a essere un cittadino con la tua dignità. E questo spero di riuscire a farlo entro l'anno. Entro l'anno. Sono provvedimenti, poi non so se sono di centrodestra, di centrosinistra, di centrosotto, di centrosopra. Secondo me sono cose normali. Ogni tanto c'è qualcuno, Forza Italia, che dice però Salvini non fa robe di centrodestra. Io ho i numeri dei due mesi. Dei due mesi, non mi prendo i meriti degli altri, dei due mesi da cui sono ministro e i numeri, ad esempio, su qualcosa, ricordatevi l'anno scorso, l'hai accennato, sul settore immigrazione. Vi ricordate i telegiornali dell'anno scorso, di due anni fa, di tre anni fa, di quattro anni fa? Barconi, non si può fare niente, è ineluttabile, è un fenomeno epocale, si sposta al mondo, non ci si può far nulla. Dici un no, dici due no, dici tre no. L'anno scorso di questi tempi ne erano sbarcati 100.000, quest'anno ne sono sbarcati 19.000, 80.000 in meno. E quindi... Io ho sempre, diciamo... Per carità, sono ancora 19.000 di troppo, però... Però... In questi anni ho sempre criticato molto spesso le politiche europee. Io però in questi anni ho sempre criticato aspramente le politiche europee. Però c'è un problema che io mi pongo. Dobbiamo cambiare Maastricht, dobbiamo cambiare Dublino, sono d'accordo. Però quando tu hai un dato e ti accorgi che soltanto il 5% dei fondi che l'Europa ci mette a disposizione non riusciamo a spenderli, beh, è una cosa che un po' ti fa riflettere, specialmente perché intervengono sulle infrastrutture. Forse dovremmo fare anche noi un momento, diciamo, di mea culpa. Sicuramente ci sono errori tutti italiani. Io ero 4 giorni fa a Catania a incontrare il nuovo sindaco di Catania che è stato eletto 2 mesi fa. Poveretto mi fa, io ho trovato a bilancio nel cassetto un buco di 1.600.000.000 di euro in un solo comune. Cioè io mi domando chi c'era lì prima di lui ad amministrare il comune di Catania, come spendeva i quattrini. È chiaro che qua non è colpa dell'Europa, dei marziani, dei toscani. In Italia però dovrebbe cominciare a tornare a valere il principio per cui chi sbaglia paga.
hai lasciato un buco di 1 miliardo di euro, te li vengo a prendere personalmente, perché non possono essere tutti gli italiani a coprire i buchi sui buchi sui buchi. E lì è un errore locale, non è che sia colpa degli altri. Poi, certo, ci sono alcune regole europee che non ci aiutano. Io ricordo a tutti noi che siamo sotto questi splendidi pini, che ogni anno che il buon Dio manda in terra, quindi anche quest'anno, fra quello che diamo e quello che torna indietro, ci perdiamo 6 miliardi. Cioè, fra quello che noi italiani diamo all'Europa e quello che l'Europa ci rende sotto forma di contributi, aiuti, eccetera, eccetera, c'è meno 6 miliardi. Quindi l'iscrizione al club Unione Europea agli italiani costa 6 miliardi di euro. Ma se io pago l'iscrizione a un club 6 miliardi di euro, almeno mi aspetto che questo club mi renda qualche servizio. Non dica solo no, no, no. Sull'agricoltura e sulla pesca ci stanno massacrando e ci hanno massacrato per anni. E io ho scelto che proprio fosse un leghista a fare il ministro dell'agricoltura, della pesca e del turismo, perché sono stufo che nelle nostre tavole arrivino il riso cambogiano, i pomodori tunisini, le arance marocchine, e il grano canadese e il pesce surgelato della Turchia. Perché poi tu dici, l'Europa sono grandi cose, la pace per carità di Dio, ma vi pare normale che noi stiamo combattendo da anni per una roba normale? Aspetta un attimo. Ah, è arrivata qua. Andiamo. Stavo dicendo, il pesce, qua immagino che alcuni di voi stasera mangerà pesce, qual è l'unica cosa che interessa a un consumatore quando va a comprare del pesce? Quando è stato pescato. Ebbene, noi stiamo battagliando da anni, per il momento senza risultati, perché sia posta obbligatoriamente la data di pesca di quel pesce. E invece no. E ci impongono il nome in latino, e la latitudine, e la longitudine, e chi se ne frega, mi devi dire quando è stato pescato quel pesce, perché non lo fanno? Perché ci stanno riempiendo di pesce surgelato che arriva dall'altra parte del mondo e mettono il fermo pesca ai nostri pescatori e rovinano la vita ai nostri vongolari, probabilmente perché sono economicamente avvantaggiati a farlo. Io voglio che i nostri figli mangino del pesce fresco, mangino della verdura fresca. Mangiano delle arance fresche. L'Europa per il momento ci dice di no, saremo più bravi, più efficaci, più fortunati, cambieremo i trattati. Vi dico solo, stiamo rivedendo, è materia mia, in queste ore c'è un'operazione navale nel Mediterraneo che è di contrasto all'immigrazione clandestina, si chiama Sofia, perché quando devono fare delle operazioni un po' strane mettono dei nomi accattivanti, la buona scuola, Sofia. Bene, questa operazione di contrasto all'immigrazione clandestina, sottoscritta dal governo Renzi nel 2015, ha portato in Italia 45.000 immigrati, perché il governo Renzi appunto firmò l'accordo con l'Europa che tutti gli immigrati presi in carico da queste navi dovessero arrivare in Italia, tutti, dal primo all'ultimo. Noi stiamo chiedendo di rivedere queste regole, perché se siamo in 27... ce lo dividiamo in 27 il peso, non si capisce perché debbano sempre arrivare tutti in Italia. Vedremo se l'Europa esiste, ci dirà avete ragione. Se qualcuno dirà no, e allora io ho detto piuttosto questa missione la interrompiamo perché non possiamo essere il campo profughi d'Europa. E quindi vedremo se l'Europa fa sul serio o parla a vanvera. Hai parlato prima della legge di bilancio di quest'autunno. Bisogna mettere insieme due questioni secondo me un po' contraddittorie, cioè da una parte la flat tax, dall'altra parte il reddito cittadinanza. Le risorse sono poche e in più abbiamo una situazione particolare, basta vedere lo spread che ricorda vecchi tempi, quello di, si è chiuso a 280 e qualcosa venerdì, e più ci sono state le dichiarazioni di un tuo collega di partito, di Giorgetti, che hanno adombrato il rischio di ritorno a un'ipotesi tipo quella del 2011, quella che portò alla crisi del governo Berlusconi. Secondo te c'è questo rischio e questo governo ha la possibilità di fargli fronte?
Il rischio c'è, ma noi siamo pagati per risolvere i problemi, non per annunciare i problemi. Quindi io non sono un complottista, quindi non penso che sia colpa degli altri, le scie chimiche, no, sono uno abbastanza concreto. Però da persona concreta penso che a qualcuno facciano gola alcune aziende italiane da portare a casa a basso costo, come è stato fatto in passato, perché alcune cosiddette privatizzazioni sono stati semplicemente dei regali, sono stati semplicemente delle svendite di un patrimonio degli italiani regalati ai francesi, regalati ai tedeschi. Dalla moda alle banche, alle comunicazioni, alle assicurazioni. E quindi mi viene ogni tanto il dubbio che qualcuno voglia mettere in difficoltà non questo governo, ma questo paese, perché poi siamo costretti a dire dobbiamo svendere i gioielli di famiglia. E quindi dobbiamo regalare pezzi di Enel, pezzi di Fincantieri, pezzi di Finmeccanica, pezzi di Poste Italiane e poi siamo proprietari e controllori del nulla. A che cosa puntano certi signori? Al risparmio privato degli italiani, che è uno dei più alti al mondo. Penso che ciascuno di voi abbia 2 o 4 lire sul conto corrente di risparmio. Gli italiani sono un popolo di risparmiatori, abbiamo 5.000 miliardi di risparmio privato. Quindi mi viene ogni tanto il dubbio che qualcuno voglia mettere in difficoltà l'Italia per poi inventarsi super tasse o super patrimoniali sulla casa o sui conti correnti. Vi do il mio impegno che non tasseremo né la casa né i conti correnti, perché le tasse su quella casa e su quei conti correnti le avete già pagate. E quindi è chiaro, anche perché, che ne dicano, non tu, lo dico, ecco, fatemi dire, è una giornata di silenzio, di riflessione e di sguardo rivolto al futuro, però mi tolgo un piccolissimo sassolino dalla scarpa. Non da ministro, da giornalista, a guardare la stragrande maggioranza dei telegiornali e dei giornali in Italia, sembra che gli italiani non abbiano votato, perché c'è una realtà totalmente diversa da quello che accade. Poi vai in mezzo alla gente e io non so se... Magari ci sono anche più persone agli altri incontri, però io non mi ricordo tanta gente così alla Versiliana negli ultimi anni e quindi poi ti rendi conto che la gente vera non è quella del TG1. Non volevo fare nomi e cognomi, ma... Un minuto. Fammi solo dire che c'è tanto merito da riportare nelle aziende pubbliche e anche in RAI. C'è tanto merito da riportare nelle aziende pubbliche e anche in RAI. E non ho capito, visto che il sassolino l'ho quasi tolto, perché Berlusconi e Forza Italia ha detto di no al primo presidente della RAI, che sarebbe stato culturalmente diverso dalla sinistra, culturalmente alternativo alla sinistra. Non l'ho capito. Minuto. So, magari preferiva Santoro. Boh. Sì, Fazio, auguri. Meglio Massimo Boldi, ma qua ci sono due miti della gioventù da 45enne, Massimo Boldi e là Giovanni Galli, numero uno da milanista, numero uno. Mi ricordo a memoria Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Filippo Galli, Varesi, Donadoni, Ancelotti, Van Basten, Gulli, Tevani. Dai. Teniamoci ancora sull'economia. Pensioni. Da una parte c'è la posizione del Movimento 5 Stelle, taglio alle pensioni d'oro. Voi invece mi sembra che proponete una ipotesi diversa, un contributo di solidarietà più fattibile. Alla fine, su questo, vedi, ti sto elencando tutta una serie di questioni su cui ci sono due filosofie diverse. Troverete un accordo, tenendo conto che su questi temi, sai, le persone si fanno dei progetti nella vita. Cambiarli da un momento all'altro può creare problemi non indifferenti. Stiamo lavorando sia sulla Fornero, come detto prima, per arrivare a una soluzione condivisa, sia a questo, non è un taglio delle pensioni, però...
in un momento come questo, in cui con la legge Fornero sono stati rubati anni di vita anche retroattivamente a chi aveva firmato un contratto col Paese, io penso che certi, non diritti, i diritti acquisiti non si tengono, certi privilegi non abbiano più senso, non è quello che risolve i problemi dei conti dello Stato, eh. Ne sono perfettamente consapevoli, i conti dello Stato si risanano aumentando la crescita e riducendo le tasse a chi dà lavoro e portando efficienza anche nel comparto pubblico, perché anche nel pubblico chi sbaglia deve pagare, se sbaglia due volte deve essere licenziato, come nel privato, perché non ci sono posti a vita e quindi piano piano. Però anche lì ci hanno detto per anni non si può, non si può, non si può, è una piccolissima cosa, ma a volte anche i simboli, i segnali contano in un momento di difficoltà economica. Ci hanno detto per anni che non si potevano tagliare i vitalizi degli ex parlamentari, l'abbiamo fatto in due mesi, l'abbiamo fatto in due mesi, perché non è possibile che ci fosse gente che prendeva 2.000 euro per aver fatto il parlamentare per un anno. Ci sono pensioni da 7-8.000 euro nette al mese non coperte da contributi? Sì. Continuiamo a erogare queste pensioni da 7-8.000 euro al mese netti non coperte da contributi? Quando ci sono 1 milione di invalidi civili che portano a casa 278 euro al mese? No! Vado a tagliare dove posso tagliare! Se sono coperte da contributi, per carità di Dio! Non sono, mi ricordo quel manifesto di Rifondazione Comunista, anche i ricchi piangano. E invece di far piangere i ricchi hanno fatto piangere gli altri. Quindi io, se uno ha pagato quello che si è meritato, sono felice per lui. Se uno ha la bella macchina, la bella casa, non solo non lo voglio tartassare, ma io sono convinto che il grande imprenditore o il piccolo imprenditore, se pagano meno tasse, almeno questo fa l'imprenditore vero, assumono una persona in più o sistemano il loro stabilimento. La direttiva Bolkestein è stata un disastro proprio per questo, perché ha fermato gli investimenti in un settore che potrebbe dar lavoro a migliaia di persone. Cioè, nel contratto vedremo di superarla. Non si capisce perché gli altri lo fanno e gli italiani debbano sempre ingoiarsi il peggio. Probabilmente, riflessione che a pensar male, ma io non voglio pensar male, figurarsi, perché c'era qualcuno che aveva già svenduto anche le spiagge italiane a qualche multinazionale o a qualche cooperativa. Mentre invece, secondo me, vabbè, quindi è chiaro che non avremo ragione su tutto, su qualcosa avremo più ragione noi e su qualcos'altro avranno più ragione i 5 Stelle, però è così che si lavora. Ad esempio, sono contento che, pur essendo al governo da 2 mesi e mezzo, sia già partito in commissione qualcosa che abbiamo provato a realizzare per 4, 5, 6, 10 anni senza riuscirci, per intoppi, per opposizioni, e conto di riuscire a portare a casa entro l'anno, ed è a costo zero, quindi almeno su questo non mi possono dire ma i soldi dove li trovi, ovvero sia riconoscere il sacrosanto diritto alla legittima difesa per chi si trova in casa sua, nel suo negozio, nella sua azienda, nel suo bar, nel suo ristorante, e viene aggredito. Che non vuol dire il Far West, che non vuol dire i pistoleri, ma il Far West c'è oggi. Perché se oggi vieni aggredito, prima di difenderti devi capire quanto male ti vuole fare l'aggressore e puoi rispondere in maniera proporzionale. Invece, in un paese normale, se io trovo uno armato e mascherato in camera mia con mio figlio alle 3 della mattina, mi muovo prima io e non aspetto che si muova lui, e pretendo di poterlo fare senza che poi io debba pagare un avvocato per i 10 anni a seguire. E su questo penso che la porteremo a casa noi. Mi sembra che, dal tipo di risposte che mi dai, che tu pensi che questo governo abbia quindi una prospettiva lunga. Tutto quello che si dice, che potrebbe esserci una verifica, un check dopo le elezioni europee, non ci credi. Da quello che tu, dall'esperienza che hai fatto in questi mesi, gli dai una prospettiva addirittura di legislatura o no? Abbiamo firmato un contratto di governo, io farò tutto quello che è umanamente possibile per rispettare punto per punto quello che ci siamo impegnati a fare nel cospetto di 60 milioni di italiani. Quindi non mi farò dettare i tempi della politica e del governo in base alla convenienza
politica o partitica, altrimenti da segretario della Lega al governo manco l'avrei fatto nascere. Ripeto, se avessi dovuto fare i conti in base all'interesse mio e del mio partito, questo governo non sarebbe mai nato, perché alle elezioni che ci fossero state in autunno avremmo raddoppiato i voti, deputati e senatori, però ero stufo di essere all'opposizione e di dire agli altri quello che non mi andava facessero, e ho deciso di metterci alla prova, di metterci la faccia, e voglio andare fino in fondo, e voglio che questo governo arrivi fino in fondo, e farò il possibile perché arrivi fino in fondo. È anche vero però che, diciamo, questa alleanza, di fatto che è uscita fuori come, ecco, come stato di necessità, come dici tu stesso, in un modo o dell'altro logora mi alzo, vai. No, tu vai, io mi alzo. Logora la coalizione di centrodestra, il rapporto, diciamo, con gli alleati, in particolar modo con Forza Italia. C'è un equilibrio possibile o invece questo meccanismo rischia, diciamo, di mettere proprio in discussione, cioè di porre, ti pongo la domanda, esiste ancora il centrodestra o no? Ma in tanti comuni sì, in tante regioni sì, abbiamo visto, ed è stata una soddisfazione enorme, aver cambiato pagina dopo 50 anni a Pisa, a Siena, e la prossima sarà Firenze, e poi arriviamo alla regione Toscana e Rossi lo mandiamo qua in vacanza, questo è... Preparategli un ombrellone. No. Pensa a quell'ombrellone, con Rossi da una parte e Renzi dall'altra. Pensa che... Stabilimento che fa il business. E quindi io ci credo. E ricordo che questo governo è nato solo e soltanto nel momento in cui Berlusconi, e ve lo ricordate voi come me lo ricordo io, mi disse: piuttosto che andare a nuove elezioni, Matteo, vai e provaci. Io ho detto: va, io sono coerente, ci siamo presentati come centrodestra, se il resto del centrodestra mi dice non se ne fa niente, salta tutto e si torna al voto, io faccio saltare tutto e si torna al voto, perché la coerenza è un valore. Se voi mi dite vai e fai, io però vado e faccio. Non è che vado e faccio finta, e quindi vado e faccio, non è che scherzo. E quindi io ci credo, però per credere a una cosa devi essere in due. E quindi io ci credo e lavoro per, e sono convinto che sia giusto mantenere tutti gli accordi, tutti le alleanze, anche perché, ripeto, laddove governiamo, governiamo bene. Penso alle differenze che mi hanno sottolineato ieri, quando sono stato 2 ore in spiaggia, fra Regione Toscana e Regione Lombardia. Poi ci sono pregi e difetti ovunque, non è che ci sia il paradiso e il purgatorio. Però Regione Lombardia, io sono orgoglioso di alcune cose che stiamo lavorando perché siano progetti a livello nazionale. Qua c'è il governatore di Regione Lombardia, l'Attilio Fontana, che alzati Attilio, fatti riconoscere, così ti vengono a cercare i lombardi. Quanti lombardi ci sono qua? In che bagno sei? Così almeno sapete dove andare a trovarlo domani per qualsiasi esigenza, ticket, superbollo, è lui. No, Regione Lombardia ha un contributo di 400 euro al mese per le mamme e i papà separati o divorziati con dei bimbi a carico, che permettono magari di affittare un appartamento. Regione Lombardia è quella che aiuta con 1000 euro i disabili gravi che altrimenti verrebbero abbandonati in una soffitta. E mi piacerebbe che queste cose fossero fatte dappertutto, non solo da Regione Lombardia, mi piacerebbe che fossero fatte anche da Regione Toscana. Ma mi sembra che Rossi abbia altre priorità, insomma, abbia altri interessi. Vabbè, non mi interessa. E quindi a me piacerebbe che ci fosse la stessa politica di, fra virgolette, centrodestra anche in tante altre realtà. Devo dire che ogni tanto non capisco, perché almeno a leggere le dichiarazioni dei giornali, anche in questi giorni di Genova, ci sia qualcuno dei miei alleati, perché io li considero miei alleati, che passa il suo tempo
attaccando la Lega e votando col Partito Democratico. E quindi, boh, quando ci sarà qualcuno di Forza Italia chiederai a qualcuno di Forza Italia se crede nel centrodestra. Io ci credo, però voglio essere conseguente. La critica la accetto, anzi, a volte la critica ti fa capire che stai sbagliando, però l'opposizione cieca, giusto per far l'opposizione, non ti porta da nessuna parte. Quindi io quello che sono certo è che Regione Toscana abbia voglia e diritto di cambiare, farò tutto quello che è umanamente possibile perché anche Regione Toscana possa finalmente cambiare passo rispetto a quello che succede da 40 anni, 50 anni a questa parte. Minuto. Sì, fammi vedere se arriva qualche altro barcone. Tiriamo la pubblicità allora. C'è la pubblicità? No, adesso è finita. Adesso ricominciamo. Ma certo che... Poi sono andato a fare la donazione all'Avis e il medico mi ha detto c'hai la pressione alta, non ti devi arrabbiare. Cos'è successo? Poi leggi, ma no, che... lascio perdere, quella gente che anche in un giorno come questo ha il coraggio di fare polemica politica. Oggi ero a Genova, come sono stato a Genova ieri l'altro, tre giorni fa, e sono stato lì anche con i familiari dei feriti, dei morti. È una cosa che poi ti porti dietro. E vedo che c'è un rapper cretino, non so se sono tutti uguali, che fa polemica perché con alcune di queste persone che mi hanno chiesto di fare una foto, ho detto ci mancherebbe signora, dove fare una foto, sono qua e faccio una foto. Salvini si fa le foto ai funerali. Dico ma... ed è un rapper. Non so se è l'estate... L'opposizione al governo la fanno Jamie Tights, i rapper, i cantanti, faccio zen, faccio yoga e sono orgoglioso di tutti gli abbracci che mi hanno dato oggi a Genova quelle donne e quegli uomini. E a sti poveretti non rispondo neanche. Hai parlato prima della regione Lombardia e via dicendo. Probabilmente, nella prossima primavera, forse qualcosa anche qualche mese prima, ci saranno altre elezioni regionali. Ci sono state un po' di polemiche, parlo della Basilicata e l'Abruzzo, perché in alcuni casi è sembrato che la Lega andasse da sola o comunque non con il centrodestra. Cosa avverrà? Possiamo dare diciamo, una parola definitiva su questi su questo argomento? Ma o noi no? Faremo di tutto perché ci sia anche nelle realtà che hai descritto, Basilicata, Abruzzo... Sardegna, parlo di quelle che votano quest'anno, Trento, ci sia l'alleanza che governa tanti comuni e tante regioni. Una cosa non possiamo fare, perdere dei mesi litigando sul nome dei candidati, dei governatori e degli assessori, perché la gente giustamente non ne può più. E quindi se si trova il candidato bene, perché io in alcune di queste regioni è 5 mesi che sono aperti i tavoli, è 5 mesi che si discute, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi, al 5° mese di discussione dico ragazzi, voi andate avanti a discutere col vostro tavolo e intanto la Lega parte perché questa terra ha bisogno di risposte e soluzioni. Spero che chiudano i tavoli, non so cosa dirti. Hai parlato prima della RAI, della vicenda FOA. Pensi su una posizione del genere si possa trovare poi a un certo punto un compromesso? Tu mantieni la candidatura di FOA o altrimenti ecco ci sono altre vie? Ma cosa ti devo dire? La RAI è pagata dagli italiani e mi piacerebbe che fosse lo specchio delle idee di tutti gli italiani, non solo di una parte degli italiani.
E quindi abbiamo scelto persone che rappresentassero le sensibilità, le idee di tutti. Non lo so, poi io non sto lì a fare le battaglie sui nomi, però mi piacerebbe che venisse raccontata tutta la realtà, non solo una parte di realtà. E quindi io non cambio idea e tengo duro. Così come, ad esempio, a scuola mi piacerebbe che fosse raccontata tutta la storia, non solo una parte di storia. Ho visto, passando di qua prima, che c'era una folta rappresentanza di un gruppo di compagni che stava protestando contro la mia e la vostra presenza qua. C'erano una quindicina di... anche le minoranze. No, e ce l'hanno con Salvini fascista. Ora, io non so, quando uno non sa cosa dire, fascista, razzista, così, a gratis, fascista, razzista. A me piacerebbe che i nostri figli imparassero a scuola tutte le stragi, tutte le violenze, tutti i regimi e tutte le dittature. E quindi, come è giusto studiare i crimini e gli eccidi del nazifascismo? Ma perché i nostri figli non devono sapere che nelle foibe sono stati massacrati migliaia di italiani solo perché erano italiani e i massacratori erano comunisti? Forse perché non si può dire. Però, se tu parli delle foibe, sei fascista. Lasciamo. Io mi sono letto, quando vado a Trieste, mi leggo i giornali, mi ricordo i titoli dell'Unità di quegli anni, che diceva: non li vogliamo questi profughi, ed erano italiani, e menano il torrone a me perché sto bloccando l'immigrazione clandestina. E non volevano dei profughi loro fratelli perché scappavano dal comunismo. Però, vabbè, facciamo un applauso ai 15 antifascisti. Senti, ecco, cercando di, diciamo, dire il non detto che c'è stato nella polemica sulla presidenza FOA, c'è qualcuno che pensa che la Lega, anche grazie al successo elettorale, tenti di esercitare una sorta di egemonia nella coalizione. Pensa che ci possa essere, diciamo, l'ipotesi di una grande Lega che sostituisca il centrodestra. Secondo te, la formazione classica che abbiamo sempre visto del centrodestra finora, cioè un'area populista sovranista, diciamo Fratelli d'Italia, voi, e dall'altra parte un'area moderata, è una formazione che può sopravvivere o no? Boh, io credo sempre meno, onestamente, alle distinzioni, come dicevo prima, fascisti, comunisti, centrodestra, centrosinistra. Ormai vedo la distinzione fra il popolo e le élite, fra le persone normali e la grande finanza, la grande burocrazia, i grandi tecnocrati di Bruxelles, perché quello di cui stiamo parlando, cos'è? Di centrodestra? Cioè, smontare la legge Fornero, di centrodestra o di centrosinistra? Ridurre le tasse alle partite IVA, di centrodestra o di centrosinistra? La riforma della scuola rimettendo al centro gli insegnanti e gli studenti, cos'è, di centrodestra o di centrosinistra? Non lo so. Poi i moderati e i populisti pensavano di insultare, non dico tu, ma dico passato, il pericolo populista. Quando mi attaccavano pensando di insultarmi, dando del populista, io dicevo: ma lei mi fa un enorme complimento. Perché se per populismo si intende ascoltare le persone, stare in mezzo alle persone, io così son nato e così muoio. Perché un ministro che non sta in mezzo alla gente non fa bene il ministro. Un ministro che non ascolta non fa bene il suo lavoro. E poi però ci sono i moderati. E io per moderazione mi son messo la cravatta. Il 18 d'agosto, soffrendo un caldo della miseria in Versiliana. Quindi io sono convinto che fra coloro che difendono i diritti dei popoli, e penso ai diritti economici, però penso anche alla cultura, penso a quanto sia bella, lunga e diversa l'Italia, penso solo, Augusto, a questa settimana. Sono stato a Catania e a Messina.
Sono stato a Bergamo, sono stato in Piemonte e a Ferragosto ho tenuto il comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza col capo della polizia, dei carabinieri, della finanza, dei vigili del fuoco nel cuore dell'Aspromonte, a San Luca, per dare una speranza anche a quei ragazzi calabresi che non necessariamente devono scappare dall'altra parte del mondo per avere un futuro, per un loro lavoro e per ricordare che lo Stato è meglio dell''ndrangheta, che noi combatteremo la mafia, la camorra e l''ndrangheta con tutte le armi che abbiamo a disposizione. E io penso che quella formazione con dei diversi che fanno squadra abbia un senso, abbia un passato, un presente e un futuro. Io lo penso. Tu hai giudicato la sentenza sulla vicenda dei 49 milioni della Lega una sentenza politica. E io ti dico francamente posso essere d'accordo, perché mi sembra che essendo poi un sequestro cautelativo, il primo tipo di ripercussione che ha è crearvi dei problemi nelle prossime campagne elettorali, siano amministrative o europee. Però non ti poni il problema, ecco, di stare nel governo con un partito che invece ha fatto del giustizialismo quasi la sua, diciamo, un'ideologia, che dice sempre e comunque in ogni caso che una sentenza, anche se diciamo ingiusta, non va criticata? Beh, in Italia si è innocenti fino a prova contraria, fino al terzo grado di giudizio. E ritengo barbaro che ci siano migliaia di persone in questo momento nelle carceri italiane senza essere stati condannati neanche in un grado di giudizio. Anche perché alcuni giudici non sono esattamente infallibili. Mettiamola così. Alcuni. Io conosco magistrati che rischiano la pelle dalla mattina alla sera e lavorano quanto 10 persone in una, con mezzi tecnologici che risalgono ai tempi, a Milano si dice, del Carlo Cudega. Però anche lì bisogna, quindi non penso ci saranno provvedimenti giustizialisti, non penso che ci possano essere processi che durano all'infinito, quindi togliere la prescrizione così per il gusto di toglierla, perché se sei colpevole o se sei innocente, un paese normale te lo dice in 2 o 3 anni, non in 10 anni, perché se anche avevi ragione, se ti danno ragione dopo 10 anni, tu hai perso, tu sei fallito. Quanti privati non fanno neanche causa perché gli avvocato gli dice guardi, lasci perdere, saranno più i soldi che pagherà rispetto a quello che eventualmente porterà a casa. Quindi lavoreremo con chi amministra giustizia, non contro, insieme a chi amministra giustizia, per dimezzare i tempi dei processi, per rispetto nei confronti di chi lavora nel settore giustizia e dei cittadini, perché io sto seguendo una signora che ha affittato l'appartamento alla persona sbagliata e da 3 anni sta pagando le tasse su un affitto che non introita, perché ci sono questi qua che gli occupano casa da 3 anni e gli combinano di tutti i colori. Ma non è possibile che per 3 anni tu non riesci a prendere per le orecchie questi qua e li rimetti in mezzo a una strada. E su questo, da ministro dell'Interno, sto rivedendo il regolamento del mio predecessore, che diceva che i sindaci, qua ci sono alcuni sindaci, possono sgomberare un appartamento occupato abusivamente solo e soltanto se hanno già pronto per quello che vanno a sgomberare un altro appartamento. E dico, come? Scusa. E allora c'è il mestiere dell'occupante abusivo, perché io occupo, tanto prima di buttarmi fuori devono garantirmi un'altra casa, e noi stiamo rivedendo un pochino questa normativa perché, fino a parola contraria, la proprietà privata è sacra in questo paese e quindi non puoi entrare in casa di un altro e non puoi occupare la casa di un altro. Anche qua mi romperanno le scatole, lo so già, ci saranno manifestazioni, raccolte di fi- ho calcolato di aver raccolto circa 60 denunce in 2 mesi di governo. Penso sia un record a livello planetario. Mi hanno denunciato associazioni antirazziste, antifasciste, i Rom, i Sinti, e per me sono tutte medagliette. Più mi denunciano e più io sono contento, perché certe denunce per me sono medaglie al valore. In primavera ci saranno le elezioni europee. Tu prima hai parlato di populismo, di sovranismo. Probabilmente la Lega avrà un buon risultato, basta guardare, diciamo, la gente. Ti chiedevo, ma
i tuoi eletti poi faranno parte, metteranno in piedi un gruppo parlamentare tentando di mettere insieme tutte, diciamo, le esperienze populiste e sovraniste, magari potreste stare anche con i 5 Stelle a quel punto, nel Parlamento europeo, o invece vi accaserete rispetto a quelli che sono adesso i soggetti storici della politica europea? Cercheremo di cambiare alcune regole che impediscono a questa Europa di funzionare bene. Con quali famiglie? Ma sicuramente ti posso escludere che andremo coi socialisti e con le sinistre. Questo te lo escludo a priori e prima di cominciare. Perché ad oggi l'Europa è governata da una commissione che sta in piedi coi voti dei popolari e dei socialisti, tradotto in salsa italiana del PD e di Forza Italia. E non mi sembra che stiamo producendo dei risultati fantascientifici. Quindi io sto lavorando per mettere insieme paese per paese, in Francia, in Germania, in Portogallo, in Svezia, nell'Est, movimenti che rimettano al centro il diritto al lavoro, il diritto alla vita e il diritto all'identità dei singoli popoli, perché abbiamo culture, lingue, storie, tradizioni belle e diverse. E io sono contro le marmellate e facciamo finta, no, le identità sono fondamentali, le storie, le lingue, i teatri, le cucine, le tradizioni, hanno provato e stanno provando a imporre il pensiero unico, il consumatore unico, tutti al grande centro commerciale a rimbambirsi il sabato pomeriggio, a guardare lo stesso programma televisivo, a comprare gli stessi pantaloni e la stessa macchina, preferibilmente non prodotte in Italia. Solo che se va avanti così, e quindi stiamo cercando in Francia qualcuno meglio di Macron, e non è difficile, abbiamo una lunga serie di aspiranti. E quindi un'alleanza fra popoli, e spero che a livello italiano ci siano anche gli amici del centrodestra, perché ripeto, io credo in alcuni valori fondanti di questa comunità. Io preferisco parlare di comunità europea, perché la comunità ti dà l'idea di soggetti diversi che si siedono a un tavolo per fare alcune cose insieme e farle bene. E invece abbiamo fatto esattamente l'opposto, siamo partiti dalla moneta, senza avere un popolo, senza avere una banca, cercando di cancellare tradizioni, lingue, culture, identità. Io ci credo all'Europa, ma non all'Europa di oggi. Io credo a un'Europa che fa poche cose e le fa bene, che difende i suoi confini esterni, ad esempio non lasciando l'Italia ad essere da sola a controllare il suo mare e i suoi monti, però altre cose le lascia che i toscani si governino la Toscana senza che qualcuno in ufficio a Bruxelles gli spieghi cosa devono mangiare, cosa devono bere e a quanti anni devono andare in pensione. Perché io penso che siamo in grado di deciderlo col nostro cervelletto, anche perché una cosa invidiano all'Italia, che sono è il nostro ingegno, i nostri artigiani, i nostri artisti, i medici, non è possibile che gli italiani che vanno all'estero siano i migliori e poi in Italia non abbiano spazio, perché ci sono condizioni di competizione diversa. Non capisco perché ci siano migliaia di pensionati che vanno in Portogallo per non pagare le tasse, quando l'Italia è molto più bella del Portogallo e noi stiamo studiando un provvedimento per riportare in Italia questa gente, perché ci sono alcuni posti che detassati e defiscalizzati riattraggono gente e investimenti. E l'Europa però me lo deve poter permettere, perché alcune cose permesse ad altri e non permesse a noi mi stanno sulle scatole. C'è un tentativo, diciamo, di rinnovamento dentro Forza Italia, tu l'hai visto, diciamo, passaggi, diciamo, la nomina di un vicepresidente. Dall'altra parte si è parlato in questi giorni anche di, tra le tante ipotesi, di, ecco, proprio del commissario speciale di Toti per questo tipo di ruolo. Questo tipo di collaborazione tra, ecco, due partiti, una in maggioranza e una all'opposizione, che poi oltretutto l'abbiamo vista in passato, quando la Lega era all'opposizione, è possibile o no? Cioè si può trovare, questi fermenti tu pensi che possano avere un futuro e possono garantire questa coalizione o no? Spero,
non lo so, non fatemi dare giudizi. Io le persone le peso sulle azioni, non sulle parole, perché a parole siamo bravi tutti. E poi bisogna vedere cosa succede quando si passa dalle parole ai fatti. E quindi peseremo queste persone dai fatti. Io spero che ci sia voglia di andare avanti insieme, anzi, io spero che ci sostengano in questa attività di governo, e quando porteremo in Parlamento alcuni provvedimenti utili al Paese, non ci si voti contro giusto per il gusto di votare contro. Almeno quando ero all'opposizione a volte votavo a favore se trovavo che qualcosa fosse utile ai cittadini italiani. Io sono fatto così, quindi spero, non spero nulla dal PD, per carità di Dio. Li capisco, sono arrabbiati e pensavano... Ecco, ogni giorno che il buon Dio manda in terra mi dico: Matteo, ti chiami come l'altro, ma non fare i suoi stessi errori, non montarti la testa. Perché è l'unico rischio che non voglio correre. Perché mi ricordo che anche lui riempiva la Versiliana. E adesso se tornasse in Versiliana farebbe jogging, probabilmente. E quindi non voglio correre lo stesso rischio. Piedi ben piantati per terra, consapevolezza, e ve lo dico, che sbaglieremo, che commetteremo degli errori. Ve lo dico prima, durante la nostra attività di governo, anche durante la mia attività di governo, sbaglierò e sbaglieremo. Vedremo di farlo il meno possibile, e se lo faremo, perché lo faremo in buona fede, vedremo di rimediare agli errori commessi. Di persone infallibili non ce ne sono, e quelli che si ritengono infallibili pensano di aver sempre ragione, tendenzialmente non ce l'hanno quasi mai la ragione. Quindi so che qualcosa sbaglieremo, però il contratto di governo per me è la Bibbia, e quindi cerco di rimettermi a... magari aggiungendo qualcosa che non c'è, su cui ogni tanto con i 5 Stelle appunto tiriamo la fune di qua e di là. Io settimana scorsa ho detto qualcosa in cui credo, qualcosa che secondo me aiuterebbe questo paese, su cui stanno ritornando altri paesi europei, peraltro, nel senso che soprattutto quando succedono cose come queste, io penso che avere migliaia di ragazzi formati al pronto soccorso, alla protezione civile, grazie a qualche mese di reintroduzione del servizio militare e del servizio civile, farebbe bene a questo paese, per reinsegnare la convivenza, il rispetto, lo spirito di sacrificio. In Svizzera, che è il paese più neutrale e pacifico del mondo, sono tutti in servizio militare permanente effettivo, e il paese più armato al mondo è la Svizzera, perché durante il servizio militare poi ti porti a casa l'arma, perché vieni costantemente richiamato. È chiaro che in Italia sarebbe complicato, mettiamola così, perché alcune case è meglio che siano disarmate, o meglio sono già armate di loro senza che le aiuti lo Stato. Però secondo me sarebbe un esempio di integrazione, perché in quella camerata per quei 6 mesi non c'è il ricco, il povero, il bianco, il nero, ma tutti rispettano le stesse regole e la stessa disciplina. E secondo me male non farebbe unire ai diritti i doveri. Diritti e doveri. No, no, vai avanti, non mi stanno soltanto a questione di tempi. No, no, vai. Ci hanno dato tempo per andare avanti fino a mezzanotte e mezza. Hai ancora 2 minuti. E guai a chi si alza. Ti faccio un esempio, tenendo conto, ecco, da una parte contratto di governo, dall'altra parte programma della coalizione che è andata alle elezioni. Flat tax. Se non ci dovessero essere le risorse per fare 2 provvedimenti che sono un po' le bandiere, da una parte reddito di cittadinanza e flat tax, e ci fosse la disponibilità del centrodestra di darvi un appoggio su quel tema, è più forte la solidarietà all'interno del governo o la solidarietà di coalizione? E qui finisco almeno. No, ma la flat tax che c'era nel programma della Lega e del centrodestra l'abbiamo portata anche nel contratto di governo. È chiaro che ci lavoreremo con gli amici di 5 Stelle, loro sono più, diciamo, ritengono maggiormente una priorità il sostegno al reddito e il cosiddetto reddito di cittadinanza, mentre secondo me l'unico modo per far correre questo paese è far pagare meno tasse a chi produce e chi lavora, perché quelle meno tasse diventano investimenti e diventano crescita e diventano lavoro. Però se c'è il contratto di governo e Forza Italia ci darà una mano, bene, perfetto. L'unico accordo è che quello che non c'è scritto non può essere votato da altri.
per intenderci, su alcuni temi cosiddetti etici, privati, su cui avevamo posizioni diverse fra Lega e 5 Stelle, non abbiamo messo nulla, però c'è l'accordo che non è che se noi non vogliamo i 5 Stelle votano con la sinistra per approvare le adozioni gay, per fare un esempio, perché altrimenti salta tutto. Perché io sono e sarò contrario finché campo a quello che ritengo un abominio, che sono l'utero in affitto, i bambini in vendita e il corpo della donna usato come supermercato. Però quello non c'è nel contratto e quindi altri danni non se ne fanno da quel punto di vista. Ti ringraziamo, grazie a tutti, credo che siamo stati fin troppo... Grazie di cuore e che il vostro abbraccio arrivi agli amici di Genova che... E sarebbe bello che quando si spegneranno i riflettori su Genova fra una settimana, un mese, non fosse solo un ricordo. Vi chiedo di fare una cosa che non costa nulla, ma che oggi mi hanno detto tanti genovesi sarà per loro la cosa più importante: esserci, andarci. Se riuscite a trovare mezza giornata per andare all'acquario di Genova, al salone nautico, al parco di Nervi, non lasciateli soli. Non fate che i genovesi si sentano soli. Grazie. Grazie a tutti. Viva la Versilia, viva la Toscana!